ultima puntata dell'anno, ben ritrovati come sempre su Fattore Campo qui su Prima TV. Veronica, buonasera, buon Natale, grazie. Buonasera, anche oggi siamo insieme a tutti voi 90 minuti per parlare non solo di calcio ma anche di altri volley. Sport, tutto quello che è successo nel fine settimana, volley, anticipato bene Veronica. Cosa facciamo prima di presentare i nostri ospiti? Ma diamo il servizio di Carlo. La copertina di Carlo Copani. Parte. Dateci un segnale, se no presentiamo i nostri ospiti. Andiamo avanti. Facciamo così. Chi sale e chi scende? Sale il GR 1946, bello, bellissimo, è il GR di Mascara che soffre, lotta e vince. Anzi, stravince. Il 3-0 rifilato al San Pio X vale molto più dei tre punti, perché è arrivato al termine di una gara combattuta che proietti gialloblu in piena zona playoff, che avranno adesso la possibilità di sfruttare la pausa natalizia per mettere a fuoco gli obiettivi stagionali. I ragazzi di Mister Mascara dimostrano di aver fatto proprio il nuovo modulo, che è offensivo ma equilibrato. Unico terminale offensivo, due esterni molto larghi che si sacrificano a centrocampo ed un ruolo ormai divenuto insostituibile nello scacchiere gialloblu del regista basso. Al rientro della pausa, il derelitto Atletico Catania in caduta libera per allungare il passo e puntare in alto. Ha messo la quinta anche il Calcio Giarre di seconda categoria, che pareggia contro la terza forza del torneo, il Catania Football Club, e si attesta in seconda posizione a solo tre lunghezze dal villaggio Sant'Agata. I gialloblu di Patronzi Ligato attraversano uno straordinario periodo di forma e subito dopo la pausa dovranno vedersela proprio contro la prima della classe, il test match della stagione. Sale la giovanile Mascali fino in cima alla classifica. La Guzza regala i tre punti contro l'Akron Savoca e rilancia le ambizioni dei ragazzi di Mister Barbagallo, che adesso, legittimamente, possono pensare in grande. A riposto invece va tutto storto. In prima categoria la Russo Calcio prende due sberre dalla capolista Sporting Taormina, dopo essere passata in vantaggio, ed archivia così la quinta sconfitta della stagione. In seconda categoria il riposto è in caduta libera. I gialloverdi di Mister Tomaselli incassano 5 reti dal Castel di Judica e sprofondano nelle zone calde della classifica, a soli 2 punti dall'ultima posizione. Tanti indisponibili per le due squadre ripostesi, ma questo non può e non deve essere un alibi. La sosta dovrà servire a ritrovare concentrazione e soprattutto punti preziosi. Nel basket, terza sconfitta stagionale per i gialloblu, che sul parquet dell'Umana San Luigi perdono di 7 punti. Orfano di Saccone e Basta, il basket Giarre soffre oltremodo i lunghi accesi e cede nel finale di gara. Per il volley, Serie C maschile, la New Ime Giarre, ridotta all'osso a causa dei tanti infortunati, perde a Nicosia, mentre il Papiro si impone per 3-7-0 contro l'Aquila Bronte e si gode la vetta della classifica, per il momento al sicuro con 5 punti di vantaggio su Agira, Gela e Pallavolo Augusta. Chi sale e chi scende e chi inciampa. L'importante è comunque rialzarsi. E presentiamo gli ospiti di oggi. Alessandro Curcuruto, giocatore del Giarre Calcio. Ciao, ciao Alessandro, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Vincenzo Pagano, direttore sportivo del Giarre Calcio. Grazie, buonasera. Direttore, grazie per essere intervenuto oggi. E Gerry Laguzza, calciatore della giovanile Mascali. Buonasera, grazie. Gerry, benvenuto e complimenti per l'ultima impresa, ne parliamo poi più tardi. Allora, c'è chi sale e c'è chi scende. Giarre sale, le ripostesi sono messe un po' male. Ivan Gagliano, il nostro regista, mi metti in grafica la classifica del girone B di eccellenza, così la commentiamo insieme ai nostri ospiti. Grazie Ivan. Allora, io parto da Alessandro. Finalmente la zona playoff. Sì, diciamo che è il nostro obiettivo quest'anno di scendere, diciamo, questi playoff, l'abbiamo detto all'inizio stagione. Non è cosa semplice, anche perché è un campionato quest'anno molto equilibrato e molto combattuto, sia nella parte bassa della classifica che nella parte, diciamo, medio-alta. La classifica per adesso sta rispecchiando i giusti valori di un campionato, come ripeto, combattuto, però diciamo che abbiamo voglia di fare qualcosa di importante. Direttore, c'è stato un periodo un attimo di flessione, poi adesso la squadra ha preso nuovamente slancio verso l'alto, sono arrivate 4 5, o 5 vittorie consecutive e adesso la classifica sicuramente sorride, no? Rispetto a qualche settimana fa. Sì, magari si poteva pensare che si affrontavano squadre più abbordabili e quindi era più facile, ma non è così, perché se poi andiamo a vedere
le partite, vediamo anche che squadre che comunque stanno anche più in alto di noi, qualche punto contro le squadre più in basso l'hanno perso, quindi noi cerchiamo sempre di preparare le partite con grande concentrazione e questo devo dire il mister lo fa molto bene. E in queste ultime partite siamo stati bravi a crederci sempre, a lavorare bene, a non sottovalutare nessuno. Abbiamo fatto 5 risultati utili consecutivi, un pareggio e 4 vittorie, quindi abbiamo preso diciamo una strada giusta. Poi più tardi parleremo di mercato, sì, perché comunque i colpi che avete fatto sono davvero tanti. L'obiettivo, come ho detto prima, Curcuruto, restano i playoff o si punta anche a qualcosa in più? Intanto cerchiamo di tenerci sui playoff, poi è chiaro che se riusciamo a fare qualcosa di più ben venga, però per adesso ci godiamo questo quinto posto che penso sia strameritato e cerchiamo sempre di migliorarci perché è giusto sempre puntare in alto. Jerry, tu adesso sei chiaramente alla giovanile Mascali, però hai un passato da calciatore del Giarre Calcio. Che piazza è quella gialloblu? Come si vivono le partite? Piazza calda, una piazza che ha una storia dietro da tanti anni, quindi sono contento che sta risalendo di nuovo la classifica del Giarre, perché merita una categoria molto più alta ancora. Che ricordi hai di quell'esperienza? Ah, tutte positive. Tra campionati vinti e una Coppa Italia stupenda, veramente. Prima di continuare, noi invece dobbiamo ricordare un attimo, ci siamo dimenticati i nostri canali 666289, siamo anche in streaming su www.primatv.tv e inoltre la nostra pagina Facebook Prima TV. Inoltre, per inviarci le vostre domande potrete inviarci un messaggio al numero 348-133-7462 e poi più tardi risponderemo ovviamente alle vostre domande che ci fornirete per i nostri ospiti. Avremo un momento tutto social dedicato appunto a voi da casa. Ivan, mi mandi invece la grafica relativa a Mirto VS Mascara, no? L'abbiamo chiamata così, la guardiamo insieme ai nostri ospiti. Alessandro, una partita in più chiaramente con Mascara, la media punti è più o meno uguale, cos'è cambiato? Ma diciamo che sicuramente quando si cambia allenatore nella mente dei giocatori scatta una molla in più. Poi se il nome porta dietro di Beppe Mascara, sicuramente c'è quella marcia in più di cui diciamo ne stiamo, come si, gli universitari stanno diciamo dicendo che stiamo facendo bene, quindi ripeto, il mister Mascara lavora in un determinato modo, senza lui la togliere a mister Mitro, sono stato 6 anni con lui, però ha un modo di preparare le partite in modo molto oculato. Noi già da giovedì lui parla della squadra avversaria e questo è un dato fondamentale quando si va a affrontare un campionato così importante. La strada quella che stiamo percorrendo secondo me è una strada giusta, perché ripeto, crediamo di centrare l'obiettivo dei playoff, anche se non è semplice, perché ci sono 6-7 squadre che possono entrare in questa griglia, quindi ce la metteremo tutta e poi alla fine si tireranno le somme. Enzo Pagano, direttore sportivo del Giarre, abbiamo visto, Ivan, me la rimandi per favore nuovamente questa grafica, media punti più o meno simile, 2 a partita con Mascara, 1.7 con Mirto, però c'è una sostanziale differenza, direttore. La squadra nel periodo di Mascara ha affrontato, soprattutto nella prima parte, tutte le squadre che stanno su, quindi il coefficiente di difficoltà del calendario era superiore rispetto a quelle affrontate con Mirto. Allora, noi abbiamo affrontato con Mirto, abbiamo affrontato Città di Messina perdendo una partita che è stata decisa più che altro anche da episodi, perché l'avremmo voluta anche raddrizzare, pareggiare. È stata la nostra prima sconfitta, veniamo da 3 vittorie importanti e lì c'è stata diciamo una battuta d'arresto e ci può stare. Poi abbiamo perso con lo Scordia e Rosolini. Sono state 2 partite sempre decise comunque da episodi, possiamo dire. Non farei una colpa specifica all'allenatore. È chiaro che nel momento in cui si cambia si fa una scelta ben precisa, però nel momento in cui si esonera l'allenatore diciamo è una sconfitta per tutta la società, penso. Quindi non era una. Ha pagato l'allenatore in quel momento, però non vado a buttare diciamo la colpa unicamente su di lui. Tante scelte che sono state fatte in buona fede, voglio dire, perché poi Gaetano Mirto è un tecnico che non si può discutere dal nostro punto di vista. Chiaramente poi con Mascara abbiamo affrontato Biancavilla e Camaro, che comunque sono 2 squadre sempre che stanno lì.
Quindi devo dire, ora sì, abbiamo fatto queste vittorie contro squadre che stanno più in giù di noi, però dico, non è facile nemmeno con loro giocarle, perché se poi guardiamo il calendario vedo che anche queste squadre hanno tolto qualche punto alle squadre su. L'Adrano, per esempio, che noi abbiamo affrontato alla seconda giornata, abbiamo vinto lì, ha fermato il Biancavilla, per fare un esempio, tiro in ballo una partita del genere. Quindi bisogna stare sempre concentrati contro tutte le squadre e giocarsela sempre pensando che possono essere, ci possono essere insidie dietro l'angolo. Poi tra un po' mettiamo un'altra grafica indicativa, voi ovviamente la conoscerete già, però magari chi ci guarda da casa noi si farà un'idea. Ti chiedo, ti faccio una domanda da 10 milioni di dollari, quindi sì. Quelle domande stupide, lo dico prima, Veronico, ogni tanto facciamo anche le domande stupide. Perché Mascara? Perché allora, la scelta di Mascara si pensa questa cosa. Allora, noi potevamo prendere allenatori che avevano fatto già questa categoria. L'Andrea ha un'esperienza in questa categoria. La scelta di Mascara cade perché è un tecnico giovane, ambizioso, che si è calato in maniera perfetta nella categoria, che già comunque conosceva del resto. Un allenatore che, quando l'ho sentito al telefono, ha manifestato proprio una grande voglia di essere qui. E quando è entrato nello spogliatoio ha fatto un discorso chiaro, ha detto chi ci vuole stare continua, chi se ne vuole andare se ne va. Cioè lui non le manda mai a dire, è sempre molto chiaro. Poi un gioco anche moderno, diciamo, anche il cambio di modulo penso che abbia portato anche dei miglioramenti. Quindi è stata una scelta per puntare su un tecnico che avesse voglia, che era giovane, cioè un tecnico giovane che comunque ha portato proprio voglia, i ragazzi anche lo seguono, perché poi anche l'esperienza calcistica che ha avuto è sicuramente una cosa che per i ragazzi è importante. Però lui, diciamo, questa cosa l'ha scissa, cioè lui è arrivato lì, non parla mai del passato, lui è lì e si cala per pretendere la categoria e allena i ragazzi con impegno, con voglia. Cioè quando deve essere duro lo è, quindi è bello avere un tecnico così, diciamo, è una cosa che a noi fa piacere. Adesso questo sul rapporto con mister Mascara lo chiediamo a Curcuruto. Ti voglio prima chiedere, sì, c'è il rischio, e credo che voi avete anche calcolato questo, che l'arrivo di un allenatore, di una persona così importante, parliamo di Beppe Mascara, ha attirato ovviamente sul Giarre un'attenzione particolare sia dal punto di vista dei media ma anche dei tifosi, che ovviamente magari si aspettano qualcosa in più con un tecnico così importante. Avete calcolato questo rischio? Ma io dico questo, che quando ho fatto questa scelta, cioè abbiamo fatto questa scelta con la società, perché è una scelta sempre condivisa tra tutti quanti, quando abbiamo scelto lui io non ho pensato al fatto, diciamo, del passato calcistico. Siccome aveva allenato a Catania il settore giovanile e aveva fatto dei buoni risultati, ho detto magari questo tecnico si è trovato bene con i ragazzi giovani, noi vogliamo cercare sempre di puntare sui giovani, magari in questo ambiente può trovarsi bene. E con i ragazzi lui non fa differenza tra grandi e piccoli, lui allena tutti allo stesso modo, e quindi questo è stato anche un motivo per il quale si è puntato su di lui, perché comunque lui riesce ad essere comunicativo sia con i grandi che con gli altri. Non abbiamo pensato al fatto dell'esperienza calcistica, abbiamo pensato a quello che lui poteva dare come allenatore, e questo è stato bravo lui, che si è calato benissimo in questa categoria. Quindi dici che le aspettative dei tifosi non si sono alzate un tantino con ma io penso che importante. Alla fine la carriera calcistica da calciatore è una cosa, la carriera da allenatore è un'altra. Non è detto che perché sei stato un grande calciatore sarà anche un grande allenatore. E lui, diciamo, questo l'ha messo come punto d'inizio, cioè lui non parla mai del suo passato, non parla mai di quello che ha fatto da calciatore. Lui si mette sul campo, lavora sul campo ed è facile, cioè, poi avere anche a che fare con una persona così, lavorare con una persona così, sia per i ragazzi che per noi che facciamo parte dello staff dirigenziale. Certo, Gerry. Tu hai mai avuto un tecnico con un passato così importante o no? Così tanto, sì, magari? Come Peppe no, però ho avuto con Nicola Dolce, ho avuto Pinidella. Ti chiedo, quanto dal punto di vista degli stimoli per un giocatore avere un tecnico così può fare la differenza, anche per un giovane soprattutto? Certo, ti può sempre aiutare in qualsiasi momento di difficoltà di un periodo, perché un calciatore ha anche i suoi periodi oscuri. E lui ti può dare la parola giusta per rialzarti di nuovo e ripartire di nuovo a mille.
E poi l'altra volta parlavamo anche con José Sorbello, può essere anche importante per tutto il movimento dilettantistico, no? La presenza di un Beppe Mascara in eccellenza. Esatto, la figura è fattando, la figura di una persona importante in quel momento. È chiaro che il carrozzone mediatico, Enzo, si è mosso tantissimo, no? Avete un'attenzione, avete i riflettori addosso, ma è normale che sia così. Sì, è indubbio, perché comunque quando prendi comunque un allenatore che ha quel passato calcistico deve essere così. Però ti ripeto, lui ha scisso questa cosa, lui non parla mai, diciamo, del passato, parla, diciamo, del presente e di quello che si deve fare, e in questo, diciamo, che gli do grande merito. Alessandro, il rapporto che voi avete nella settimana, insomma, prima della partita. Come diceva poc'anzi il direttore Pagano, il mister ha la bravura di non guardare in faccia nessuno. Per lui esistono 22-23 titolari, tratta tutti nella stessa maniera, ed è, devo dire che è una persona molto umile, che si è veramente calata in questa realtà, che non è semplice. Diciamo, da recente è stato un calciatore ad altissimi livelli, però lui ci dice sempre che proviene da questi campionati, quindi sa come si gestiscono. Però un punto di forza suo, che io noto molto all'interno dello spogliatoio, è un ottimo psicologo. Per i giocatori, come diceva poco fa Gerry, è importante, perché ci sono quei momenti che magari tu non riesci ad essere lucido, magari, e i problemi magari esternamente li porti in campo. Lui su questo è molto attento, quindi secondo me farà strada come allenatore, a prescindere, come diceva il direttore, che sono due cose separate, il giocatore e l'allenatore. Però ha le idee abbastanza chiare e ha un'impronta, sicuramente farà bene. Ti chiedo un'ultima cosa su Mascara, poi cambiamo chiaramente argomento, passiamo alla stagione. Ne parlavamo prima fuori onda, ne parlavamo anche con Rosario Patanè nella prima puntata. Può un allenatore così importante, che ha vissuto un determinato palcoscenico e quindi abituato anche a un certo tipo di lavoro, pretendere qualcosa che un gruppo di eccellenza magari non può capire fino in fondo? Sai, questa è una domanda giusta che mi hai fatto, però è anche vero che quando una società e un gruppo decide di fare qualcosa di importante, e nello stesso tempo è giusto che gli allenamenti, la puntualità, il rispetto delle regole, il rispetto dei ruoli, questi nell'arco di una stagione fanno la differenza. Se tu devi raggiungere obiettivi importanti, è proprio in queste cose che io ho avuto la fortuna di vincere diversi campionati in queste categorie, e non si vince a caso, e non si vince con i nomi, non si vince con i soldi che spendi, ma si vince con determinate situazioni che vanno oculate in modo perfetto. Quindi è un tecnico, insomma, che si è calato in quello che è la realtà, no? Direttore, non pretende qualcosa di esagerato. È ovvio che bisogna valutare con chi ti quei rapporti, chi hai davanti. Non hai il professionista, ma hai magari il ragazzo con tutti i suoi problemi, e quindi è chiaro che non puoi pretendere determinate cose. Sì, no, ma lui comunque, ripeto, con i ragazzi ha un rapporto molto schietto, non gliele manda a dire, parla sempre con grande sincerità, con massima apertura. E quindi per noi è anche facile poter lavorare con un professionista come lui. Allora Ivan, mi mandi adesso quell'altra grafica, perché il Giarre sta facendo una grande, grandissima stagione, però adesso vi tocca analizzare anche le pecche, no? Perché ci sono. Se mi mandate la grafica relativa agli scontri diretti, e quindi parliamo di Giarre contro le prime 6 o 7 della stagione, Ivan, c'è la grafica oppure? Comunque l'anticipo io, adesso magari la metteremo in grafica. Contro le prime 6-7 sono arrivate tante sconfitte e un solo pareggio. Da chi cominciamo? Alessandro. Sicuramente, diciamo che abbiamo questa giornata d'andata al quinto posto di classifica, quindi questo già è un obiettivo importante. Però sappiamo all'interno dello spogliatoio, all'interno, diciamo, dello staff dirigenziale tecnico, che per dare quella... Eccola qua, scusa se ti interrompo. Sì, sì, sono, diciamo, statistiche che già noi sappiamo perfettamente. Queste sono, diciamo, le partite che il giorno di ritorno non li puoi sbagliare. Che se sbagli queste partite, per come abbiamo fatto all'andata, sicuramente farai fatica ad entrare in quella griglia di, come dicevo prima, di 6-7 squadre, perché questo è un campionato dove 6-7 squadre ancora se la possono giocare apertamente anche per vincere il titolo. Quindi in questi scontri diretti, il giorno di ritorno, dobbiamo stare molto, molto attenti.
Direttore, tu che questa squadra l'hai allestita, no? Come te lo spieghi questo risultato qua? Cosa manca questa squadra per essere all'altezza di quelle che stanno davanti in questo momento in classifica? Poi è chiaro che c'è tutto un girone di ritorno da disputare. Allora, se le analizzo tutte singolarmente, ti dico che alcune le abbiamo perse veramente per episodi. Non voglio sembrare presuntuoso, però se vedo bene o male la partita di Messina, la partita di Rosolini e la partita di Biancavilla, mi piace analizzarla di più, perché a Biancavilla, allora, primo tempo male, secondo tempo un'altra squadra. Cioè, noi il pareggio ci sarebbe stato stretto, non lo dico per presunzione, ma lì la partita l'abbiamo giocata nel secondo tempo, li abbiamo messi sotto, potevamo benissimo venire a pareggiare, siamo stati sfortunati. Forse c'era anche un rigore, c'era anche abbastanza solare, non mi metto a guardare questi episodi, però se guardo la partita di Biancavilla e la partita di Messina, vedo che comunque ce le siamo giocate, e vedendo anche i risultati ce le siamo giocate tutte, perché abbiamo perso tutte le partite con il minimo scarto. Col Sant'Agata, se facciamo il 2-0, la partita secondo me poi la possiamo vincere. Poi è chiaro, la possiamo anche perdere, perché prendiamo il rigore contro e Vincenzo Colonna fa fare il rigore. Certo. Partite molto decise dagli episodi. Ora magari con la rosa al completo ce le potremmo giocare tutte nel girone di torno alla pari. Gerry, tu di battaglie ne hai vissute parecchie in tutte le categorie. Alla fine gli scontri diretti hanno un peso specifico in una stagione. Voi quest'anno, poi dopo ne parliamo, ma l'avete già vissuto sulla vostra pelle, soprattutto a inizio stagione. Esatto. Sì, purtroppo gli scontri diretti sono fondamentali, sia all'andata che al ritorno. Però come ho visto la grafica, già come ti ho detto, il direttore non ha perso con uno scatto di gol, ha stato sempre là sulla partita. Poi l'episodio fa una differenza, purtroppo il calcio è fatto così. Ma effettivamente le partite sono sempre state sul filo, no? Raramente avete trovato una squadra che vi ha messo sotto, ha detto bene direttore Pagano. E quindi lo chiedo anche a te, cosa è mancato in queste sfide, al di là della fortuna degli episodi che poi si dice si compensano a fine stagione? Però effettivamente tu che vivi il gruppo e che vivi quelle partite, cosa è mancato, Ale? Se devo essere proprio obiettivo, è mancata quella cattiveria in più. Perché negli scontri diretti, se non dai nelle partite di cartello, se non dai quel 110%, non riesci sicuramente a portare il risultato a casa. Però è anche vero che sono state tutte partite con episodi. Calcolo che due partite abbiamo perso su calci di rigore. Però il giorno di ritorno, diciamo, sono partite che non possiamo sbagliare. Se vogliamo fare ancora di più, queste sono partite da portare a casa con risultati positivi. Anche per quanto ti riguarda quella di Biancavilla e quella che ti fa Biancavilla, il primo tempo male, ma il secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita. Come diceva poco fa il direttore Pagano, il secondo tempo c'è stato un rigore solare per noi, due gol, due parate sul loro portiere, ha fatto dei miracoli. Però sono episodi, hanno vinto e quindi il verdetto finale è stato quello. E è andato così, però ripeto, il giorno di ritorno su questi scontri non possiamo sbagliare, perché sennò faremo fatica ad entrare nei playoff. Su questo c'è stato proprio per via di queste sconfitte un momento in cui la piazza si era un po' così, se l'era presa un po'. Poi è chiaro che le vittorie cancellano tutto, morale, così. Però quelle sconfitte pesano, no? Perché poi una squadra che vuole lottare per il vertice, perdere tutti gli scontri diretti, è chiaro che un po' dentro rosichi, no? Ti brucia. La pressione poi può portare, diciamo, ad allontanare chi ti segue. Però devo dire che noi abbiamo un gruppo di tifosi che continua sempre a seguirci, è venuto a Caltagirone, è venuto anche a Ragusa, nelle trasferte difficili, nelle trasferte lunghe, e comunque sono da apprezzare, perché comunque sia quando i risultati sono buoni, sia quando i risultati sono stati meno buoni, sono sempre stati presenti, quindi uno lo deve anche andare a riconoscere. Poi il discorso è anche per me, io sono giarrese, quindi per me, diciamo, è una cosa in più, ma così anche per Alessandro, che comunque è stato per tanti anni a Giarre quando si vivevano momenti migliori, ed ora è rientrato negli ultimi anni quando la situazione è difficile. È una cosa che gli va riconosciuta, il fatto di questa giaresità, di questa voglia comunque di esserci sempre, di esserci nei momenti difficili, che non è facile. E questa è una cosa che secondo me merita un gran applauso. Gerry, io batto sempre su questo punto, no? Della personalità. Lo scontro diretto è la partita che senti di più durante la settimana, che prepari con in modo diverso, con diversi stimoli, ma poi conta la personalità, non basta solo la tecnica piuttosto che la preparazione tattica della partita. Certo che conta la personalità, però conta anche di più anche il gruppo in quel momento.
se c'è un gruppo sano e forte te li porti dietro tutti i tuoi compagni, la persona che è il leader dello spogliatoio. Beh, a Giarre direi che i leader non mancano, insomma, sia tra quelli che giocano di più e quelli che stanno magari fuori. Mister Mascara, come li ha prese questi risultati contro le dirette rivali? Diciamo che Mister Mascara forse come squadra diretti ne ha avuti solamente due, se non erro. Sì, avuto il Biancavilla, Camaro e Sant'Agata. Sì, sono le nostre unioni due sconfitte. In casa, sì, col Sant'Agata. Sì. Però sono, ripeto, partite che te devi giocare in modo diversi, con più cattiveria, con più agonismo, con più concentrazione su tutti i palloni. E niente, staremo a vedere il giorno di ritorno, ma ripeto, sono state squadre come Biancavilla, anche quelle che hanno punti più rispetto a noi, che hanno perso con squadre di bassa classifica. Come dicevo prima, questo è un campionato che non ci sono squadre materasso, è un campionato davvero difficile. Io da tanti anni faccio questi campionati, quest'anno devo dire che è molto molto equilibrato. Non ci sono partite facili, cioè tu vai a giocare anche ad Adrano, Real Laci, il risultato non è scontato. Vedi ieri lo Scordia che col pistolino ha fatto davvero fatica, il Paternò ha uno squadrone sulla carta, ieri pareggiato con Real Laci 1-1. Ripeto, è un campionato che se non sei molto attento e fai fatica a portare i risultati positivi a casa. Ivan, lasciami un attimo la classifica, volevo chiedere un'altra cosa ancora guardando questi numeri. Sono quelle là davanti, sono quelle effettivamente che ci si aspettava all'inizio stagione, o secondo te c'è qualche delusione, manca qualcuno all'appello in quella classifica? No, le squadre sono quelle. Sicuramente il Paternò poteva fare qualcosina in più perché ha allestito una squadra, non dico per stare vincere il campionato, ma per essere più in alto. Però io per esperienza nel calcio mi hanno sempre insegnato che 2 più 2 non fa 4. Quindi tu puoi spendere anche una barca di soldi, però non è detto che vinci, e quindi è così. Poi nella zona medio-bassa sicuramente sta rispecchiando il giusto andamento. C'è stata la sorpresa di Rosolini, che però vediamo che sta poco a poco sta perdendo terreno, però tutto sommato rispecchia l'andamento, diciamo. Direttore, poi andiamo un attimo in pubblicità per il primo blocco, Veronica. Possiamo tirare un primo bilancio, no? Siamo alla sosta natalizia, sono i punti che ti aspettavi oppure ti manca qualcosina, manca qualche punticino? Ma noi, se noi guardiamo le partite che abbiamo perso, se magari non le perdiamo siamo lì pure noi. No, facciamo un conto, sì, una previsione fatta inizio stagione, rispecchia un po' quello che avevate messo in preventivo oppure secondo te manca qualcosina all'appello? No, ma assolutamente sì, perché comunque la società non si è mai nascosta, dobbiamo cercare di entrare nella griglia dei playoff e ci siamo in questo momento, quindi diciamo siamo in linea con i programmi. Allora, le squadre secondo me quelle più attrezzate, sicuramente il Biancavilla è come avere una Ferrari in mano, quindi è la squadra che magari, diciamo, se perde il campionato, diciamo, dovrà andare un po' a sbattersi la testa. Se guardo le altre squadre, io dico che quella che a me ha impressionato di più quando ci abbiamo giocato è il Sant'Agata, perché il Sant'Agata ha un tridente d'attacco molto forte e la squadra completa in tanti reparti. Biancavilla è una squadra forte, però a me il Sant'Agata ha impressionato di più. Quindi Biancavilla secondo te avrebbe dovuto fin qui quasi stravincerlo questo campo? Credi che sia in ritardo un po' sulla... Vabbè, magari ha perso qualche punto, però ci può stare, voglio dire. La squadra che mi sorprende di più è Città di Messina, perché comunque, voglio dire, magari non ci si aspettava a inizio stagione di trovarla prima a fine girone d'andata. E se pensiamo che Città di Messina ha perso 3 punti col Caltagirone, io ho visto la partita in maniera assurda, fa pensare, perché poi comunque una squadra che se le gioca tutte le partite. Poi al ritorno avrete Biancavilla Città di Messina al regionale, se non sbaglio, no? Quindi questo è un vantaggio importante. E anche il Camaro. Camaro è un'altra ottima squadra, perché il Camaro comunque forse la cosa che gli è mancata fino adesso è una prima punta forte, però ha un centrocampo con 2 giocatori di categoria superiore, ha un organico abbastanza compatto, è una squadra che è difficile, è tosta, è difficile giocarci. E lo Scordia, anche lei è una squadra abbastanza forte, ora prendendo Carioto si è rinforzata notevolmente, voglio dire, perché comunque in difesa, a centrocampo c'è Provenzano che comunque sta facendo il goleador, ma sono squadre comunque difficili da affrontare. Il Rosolini è stata una sorpresa inizio campionato. Se riguardo la nostra partita con Rosolini, dico, l'abbiamo persa per un rigore
discutibile, ma se poi guardiamo la partita nell'arco dei 90 minuti ci poteva essere messo nel pareggio. Non mi ha impressionato più di tanto, però è una squadra che ha sempre quel gruppo da tanti anni, ci lavorano, certo. Fanno, quindi la squadra che delude sicuramente è il Paternò adesso, per adesso, perché comunque poteva avere un altro tipo di classifica per i giocatori che ha. Veronica, salvo. Mezz'ora sul cronometro, noi ci fermiamo, primo stacco pubblicitario, torniamo ovviamente subito, poco. Sempre con Fattore K. Angelo Turrisi del dottor Angelo Turrisi offre servizi di assistenza infermieristica e ambulanze private, trasporto sangue, disabili, emodializzati. Ambulanze Angelo Turrisi e anche centro servizi funerari di Leonardo Lemure Turrisi. Disbrigo pratiche per presidi ospedalieri, invalidità civile, assistenza sanitaria con medico in sede e servizi domiciliari. Possibilità di consegne medicinali, disbrigo pratiche amministrative per ricoveri e dimissioni. Serietà, efficienza, discrezione, professionalità al vostro servizio. Ambulanze Angelo Turrisi del dottor Angelo Turrisi. A Giarre, in via Don Luigi Sturzo 39A, sede legale via Marano 66. Per info 349 06 33 869 347 93 97 470 o 095 93 25 83. Visita il sito ambulanzeangeloturrisi.it. Bisogna avere cura delle persone care. Quante volte ci hanno detto mangia, riposati, si sono sempre presi cura di noi. Ora tocca a noi ricambiare. Ed il Residence Villa delle Rose ci aiuta a coccolarli. Alimentazione sana e personalizzata, fisioterapia, assistenza medico-geriatrica. Se loro stanno bene, stiamo bene anche noi. Villa delle Rose, a Riposto in Corso Italia 147. L'unica cosa che non ci posso dire è non te ne darete tanto. Ma che ne vorremmo stare vedendo? L'oratorio San Domenico Savio della parrocchia Santa Maria dell'Itria di Nunziata di Mascali presenta la settima edizione del Presepe Vivente Siciliano. La tradizione dell'antico presepe rivive tra le vie dell'antico borgo di Nunziata con gli antichi mestieri e i prodotti tipici della nostra terra. Vieni a gustare l'antica gastronomia siciliana tra le case degli abitanti di Nunziata di Mascali facendo un salto nel passato. Durante il percorso si potrà visitare la chiesa medievale della Nunziatella e la basilica paleocristiana. Il 26 e il 30 dicembre 2017 e l'1, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2018. Dalle 17.30 alle 21 il presepe vivente siciliano ti aspetta. Annunziata di Mascali. Benvenuti alla Pietrantico Monti, a Puntarazzo, frazione di Mascali, accanto a Sant'Alfio. La nostra è una cucina con prodotti dell'orto e della zona. Ogni sabato, menù della tradizione e potrete scegliere un piatto unico a partire da 12 euro. Organizziamo banchetti per ogni vostra ricorrenza e la possibilità di un menù per celiaci, vegetariani e vegani. Vi accogliamo tutte le sere come in famiglia. È gradita la prenotazione. L'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, costituito dal Liceo Classico con sede centrale a Giarre, dal Liceo Scientifico Linguistico di Lingua Glossa, dal Liceo delle Scienze Umane di Riposto e Castiglione di Sicilia, compie 130 anni di attività. Un'attività che si prefigge di realizzare pratiche educative e formative volte a promuovere la persona umana e ricollocare l'uomo contemporaneo in una civiltà più umanamente fruibile. Tanti progetti previsti di interesse nazionale nel periodo da gennaio 2017 a maggio-giugno 2018. Dall'anno scolastico 2017-2018 a Lingua Glossa è attivo l'indirizzo di Scienze Applicate. Venite numerosi a visitare le nostre sedi, perché il futuro ha un cuore antico. Il Liceo Classico a Giarre in via Padre Ambrogio 1, il Liceo Scientifico Linguistico a Lingua Glossa in via Vignazza 1, il Liceo delle Scienze Umane a Riposto in via Francesco Crispi 40 e a Castiglione di Sicilia in via Guglielmo Marconi. Vi aspettano.
L'Istituto Musicale Brahms nasce dall'amore per la musica. Promuove la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma. Docenti qualificati e metodologie didattiche innovative a servizio degli alunni con differenti tipi di corsi. Sono aperte le iscrizioni ai corsi preaccademici musica moderna e jazz. Istituto Musicale Brahms, a Riposto in via Piave 49, angolo via Marconi. Info 338 351 2329. istitutobrahms.it. Un'esplosione di suoni e luci colorate, effetti scenici spettacolari, magiche coreografie. Per rendere unici i tuoi eventi, fuochi e festa. Alcune offerte valide fino al 31 dicembre 2017. Raudo Made in Italy, confezione 50 pezzi a 2 euro. Mini Cicciolo, 3 confezioni 60 pezzi l'uno ad 1 euro. E Pop Pop, 3 confezioni 50 pezzi l'uno ad 1 euro. Cassetta 16 colpi a 7 euro. Cassetta 25 colpi 12 euro. Cassetta 36 colpi 16 euro. Cassetta 50 colpi 19,99. Cassetta 100 colpi 34,99 euro. Spettacoli notturni e diurni con effetti musicali strabilianti, giochi pirotecnici e fuochi d'artificio emozionanti più che mai. Fuochi e festa in Corso Italia numero 104 a Riposto. Aperti la domenica l'intera giornata. Telefono 347 0460 670 329 7571 102. Col patrocinio del Comune di Giarre, Assessorato Turismo, Spettacolo e Cultura, della Confcommercio Imprese per l'Italia di Giarre e della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, Giarre si riaccende con i colori, i sapori, i suoni di un magico Natale 2017. In un frenetico susseguirsi di eventi, concerti, mostre, saggi di danza, sfilate e degustazioni. Dall'8 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 condividiamo insieme per le vie cittadine, nelle chiese, a teatro, le emozioni, le tradizioni di un Natale 2017 davvero speciale. Seconda parte di Fattore Campo, parliamo ancora di calcio con i nostri ospiti. Li rinominiamo, insomma, li ripresentiamo. Alessandro Curcuruto, giocatore del Giarre Calcio, Vincenzo Pagano, direttore sportivo del Giarre Calcio, e Gerry Laguzza, calciatore della giovanile Mascali. E proprio da Gerry Laguzza vogliamo cominciare. Chiedo alla regia di mandare in onda la classifica di seconda categoria, girone D. Esatto. Così l'analizziamo insieme al nostro Gerry. Beh, direi che è una discreta classifica, no? 20 punti, una gara in meno, però, sì. una gara in più rispetto alle inseguitrici, però è un'ottima classifica. Gerry. Esatto. Dall'inizio stagione non pensavamo di stare su in giro, nonostante la partenza è stata male, 3 sconfitte, poi dopodiché abbiamo ripreso il ritmo della vittoria. Questa squadra è nata per mantenere la categoria quest'anno, però se c'è qualcosa in più la società siamo contenti. No, già l'hai accennato tu, quarta giornata, 3 punti, quart'ultimo in classifica, poi battete il Limina, che comunque è una delle squadre favorite del torneo, slancio verso l'alto, se non sbaglio un'altra sconfitta poi contro la Fasport e poi comunque percorso netto. E di quelli che parlavamo poco fa con il Giarre, scontri diretti sono importanti, noi ancora eravamo giù, però abbiamo battuto il Limina che stava con le prime delle classi. E quindi ora ci troviamo noi sopra con una partita in più. Mi rimandate sempre la classifica di seconda categoria, vittoria contro il Limina, vittoria all'ultimo turno contro la Cronsalvo, altro scontro diretto, vittoria anche contro Night Club, quindi voi diciamo con gli scontri diretti per ora fanno la differenza. Esatto, siamo stati bravi, anche un po' di fortuna ci vuole su queste cose, però come diceva anche Alessandro poco fa, il secondo diretto che ci mette quella cattiveria, quella voglia di vincere,
te lo porti a casa il risultato. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto prima sia al direttore Pagano che a Curcuruto. Voi siete quindi andate oltre quelle che erano le vostre aspettative d'inizio stagione, oppure i punti rispecchiano quello che voi pensavate? Dico di no, la verità no, perché la società voleva che si manterrebbe la categoria, come ho detto poco fa, però ora con il gruppo che abbiamo, qualche innesto che arriverà a giorni, cercheremo di almeno fare i playoff. Mi mandate per favore le immagini dell'ultima partita contro l'Acron, in particolare l'episodio del calcio di rigore, perché Gerry, tu sei stato decisivo con il gol dell'1-0 che gli dà dei 3 punti, però primo tempo 0-0, calcio di rigore per l'Acron Savoca, pallone da quella parte, c'è stato Maccarone, Sandro Maccarone che... eccolo qua, guardate le immagini, direi che anche un bel gesto tecnico, no? Da parte del portiere, non era mica facile prendere quel pallone là, eccolo là. No, tra l'altro bene il ragazzo del Savoca, è stato anche bravo Salvo a dover il lato, perché era un tiro forte se non si vede dall'immagine, però come dicevo prima siamo un gruppo veramente di ragazzi validi, umili, e lavoriamo della settimana per fare bene la domenica. Ideale, quando si dice la differenza, no? Anche te direttore, tra un rigore sbagliato, poi come cambia tutto per un dettaglio, l'episodio. Per una... il calcio è fatto di episodi, quindi a volte diciamo sono l'ago della bilancia che alla fine dei 90 minuti regolamentari fanno la differenza. Lì era 0-0, era il primo tempo, sì, contro una squadra di spessore, l'Acron credo sia terzo in classifica, e quindi insomma una parata che fa davvero la differenza, esatto. Poi il calcio di rigore, tutte le vicissitudini, perché lo diciamo, noi eravamo lì, purtroppo le condizioni meteo all'improvviso ci hanno costretto a togliere, a smontare un po' tutto, perché il comunale a Mascali non ha la copertura, e quindi nel secondo tempo insomma è stata sotto un bel diluvio. Esatto. Che partita è stata? Dura Maschia, e abbiamo incontrato una buona squadra, una squadra che darà fino all'ultimo la sua ad altre classifiche. La cosa che mi ha colpito molto, Gerry, e tu ne parlavi prima di iniziare la trasmissione, è il calore del pubblico a Mascali. Sì. La seconda categoria però attira la gente, c'era molto entusiasmo. Esatto, mancava da tanto tempo a Mascali una prima squadra, ed è ora che c'è tanto pubblico che si avvicina al campo, e questa è una cosa positiva, ma più giovani che persone grandi. Che progetto è, Gerry, quello? È un progetto di mantenere una prima squadra, perché abbiamo un settore giovanile importante, da 28 anni che c'è la giovanile Mascali, che tanti ragazzi vanno fuori a giocare ad alti livelli, e una prima squadra serve anche per questi giovani che vanno fuori e poi rientrano come me dopo tanti anni fuori. Sto rientrando a casa, si può dire. La tua è una bella storia, Gerry. Tante squadre, ma anche tanti paesi, tanti campionati. Hai giocato in Olanda, no? Sì. Che esperienza è stata quella? Ah, un'esperienza bellissima. Un'esperienza bellissima perché ti confronti con un calcio diverso, una mentalità diversa, e dopo fai rapporto con quello italiano, che la differenza c'è. E stiamo vedendo quest'anno in Italia che il calcio sta andando un po' a perdersi con molti paesi stranieri, quindi anche per questo secondo me andare fuori a fare un'esperienza ti porta qualche bagaglio in più per giocare e dare qualche cosa ai giovani, nonostante la mia età, posso dare qualcosa ai giovani di positivo, diverso. Alessandro, bella sta cosa, no? La distanza che poi è effettiva tra il calcio, tu hai giocato sempre in Italia credo, sì. La differenza purtroppo c'è, ma è anche poi a livello di impianti, un po' a livello di ambiente, tutto che fa la differenza. Hai toccato un tasto un po' particolare, il fatto degli impianti qui nell'Interland, forse qua in tutta la Sicilia ci sono delle problematiche che non sono io diciamo a evidenziarle, ma sono sotto gli occhi di tutti, quindi quando i giovani magari non possono crescere sotto a certi profili o impianti magari come si deve, sicuramente non può fare un lavoro abbastanza oculato, quindi tutto a Mascali stanno facendo un buon lavoro perché hanno un settore giovanile. Io ho fatto tutta la trefila a Mascali, dai primi calci fino agli allievi, con il signor Giardina, il presidente Zappalà, conosco le qualità umane di queste persone, so l'impegno che ci hanno messo negli anni, quindi stanno facendo un buon lavoro a prescindere dalla categoria, a prescindere se saliranno, speriamo, in prima categoria, però stanno partendo da una base importante, e quindi gli fa onore. E niente, noi qui a Giarre, come la struttura sappiamo com'è, negli anni diciamo, si è persa, è andata in
condizioni disastrose. Ora è da 2 anni che è stata messa su e diciamo che questa società ha voglia di ritornare, di far ritornare il comunale di Giarre come era una volta, un gioiello. Ecco, piccola parentesi, poi torno un attimo di nuovo da Jerry. Direttore Pagano, cosa c'è in programma? Ci puoi dire qualcosa, non so, sul regionale? So che c'è, abbiamo avuto, diciamo, col bando abbiamo la gestione del campo, c'è l'intenzione di fare il campo, di sistemare il campo per quanto riguarda il manto erboso, erba naturale, che per un calciatore, come abbiamo sempre detto, l'odore dell'erba naturale è un'altra cosa rispetto al sintetico, quindi c'è in progetto questa cosa. Devo dire che in questa società ci sono le idee chiare su questo, perché comunque sia col presidente Nirelli, con Alessandro Corcuruto, che non è solo un calciatore della squadra, ma è una bandiera, è un dirigente della squadra, ci sono sempre dei confronti molto chiari su questa cosa, la voglia di progettare, di spingersi avanti per cercare di fare ritornare, diciamo, un entusiasmo qua a Giar, perché è quello che si spera, chi è cresciuto, diciamo, come noi, con gli anni della Serie C, ma parlo anche degli anni di eccellenza quando loro hanno vinto il campionato, o l'anno di Serie D in cui poi Alessandro poi ha fatto l'anno successivo la gara con i Coppa Italia con la Fiorentina, cioè sono dei bei ricordi, ma si può, sarebbe bello se non fossero solo ricordi, se potesse tornare, diciamo, a quantomeno, diciamo, a fare la quarta divisione, fare la Serie D, sarebbe, diciamo, almeno dintoso per la città. Certo. Allora, io intanto sono col tablet e leggo nel frattempo le domande. Sì, stanno già arrivando. Adesso tu le selezioni una testa. Prima voglio chiedere, continua, vedo qualcosa, ma ci pensi tu a questo? Jerry, prima mi dicevi il nostro obiettivo è mantenere la categoria. Però mi rimandate per favore nuovamente quella classifica, la classifica di seconda categoria del gruppo D. E a questo punto però, come si fa a dire l'obiettivo è tenere la categoria? Difficile, però ti dico una cosa, che il girone di ritorno è tutto un altro campionato, e tutti i livelli, non solo in seconda. Quindi bisogna sempre lavorare e non guardare alto sempre, guardare sempre partita per partita. E i giovani come fai a tenerli a bada, no? Perché vedono una classifica del genere, è facile, non dico montarsi la testa, però pensare in grado, esatto, il petto, insomma, esatto, no? Non è facile, però bisogna farli capire che solo con il lavoro bisogna, la domenica si ottengono i risultati, senza parlare, senza dire cose non hanno senso con il pallone. Il presidente, quando vede questa classifica, il presidente è contento, però anche lui è una persona molto umile e non guarda la classifica solo. Il mister, ormai ti richiedo tutto, il mister. Il mister Leo Barbagallo, il mister preparato, è un lusso per la seconda, glielo dico veramente, è molto preparato, nel senso che da martedì fino a sabato prepara la partita sempre bene. Io sfiderei una seconda categoria, che martedì siamo 24 ragazzi, una seconda categoria, dico solo questo, perché hanno voglia sia i ragazzi e il mister ha voglia di lavorare, e con questa voglia si ottengono i risultati sabato e la domenica. Questo è davvero un progetto sano, no? Si vede anche nell'entusiasmo che ci mette poi un calciatore della sua esperienza. Tu quanti anni hai, Jerry, se posso chiedere? 41. 41, quindi ci vuole entusiasmo effettivamente, no? Per andare avanti. Il bello del calcio è proprio questo. Esatto, esatto. Vedere Jerry che a 41 anni ancora fa la differenza. Poi Jerry, siamo stati compagni di squadra e abbiamo fatto tante battaglie qui insieme. Jerry è un leader, quindi per i giovani Jerry è un grande esempio, quindi che ben vengono questi esempi come Jerry. Ed è in campo anche fuori, perché ripeto, io ero al comunale fin quando il meteo l'ha permesso e la gente fuori, il nome di Jerry più che Laguzza, proprio Jerry, veniva spesso scandito, non solo da quelli più adulti, ma anche dai ragazzi. Questo credo vi faccia piacere, in fondo, no? Sì, mi fa molto piacere, anche perché io alleno il settore giovanile, cioè i pulcini, cioè i piccoli amici, sono sempre là, nella zona del settore giovanile, quindi tutti mi conoscono. E come ha detto Alessandro, è importante una figura, però una figura giusta, umile, di dare dei consigli, non una figura magari con il petto, come hai detto tu poco fa, con il petto in fuori, non serve.
secondo me. Poi mi segni il gol decisivo, ne sbagli uno al primo tempo, uno sì. dal limite. Poi che batteva i rigori non lo sapevo. Sì. 3 su 3 hai visto, quegli alla grande l'esperienza fa tanto, non lo sa. No, entusiasmo che ci vuole anche nel fare il direttore sportivo, soprattutto in queste categorie. Mi mandate la grafica del mercato del Giarre, poi un attimo facciamo delle domande prima, però voglio commentare questa grafica. Quanti ne avete presi, direttore Pagano? Abbiamo preso due under del 98 che potevano, diciamo, dare più continuità al centrocampo, perché comunque fino adesso avevamo giocato a centrocampo, avevamo giocato D'Arrigo, la mia compagno e Patanè, che poi nel momento in cui D'Arrigo si è infortunato ha fatto il regista, quindi bene o male non avevano mai rifiatato. E devo dire che Marrone si è inserito subito bene e già è diventato un elemento importante, diciamo, nello scacchiere tattico. E Spampinato è un altro ragazzo interessante che può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, quindi diciamo è un giocatore duttile e sicuramente si ritaglierà spazio in questo girone di ritorno. Tra l'altro si tratta di due ragazzi che comunque erano messi ai margini nelle squadre dove erano, perché Spampinato viene dalla San Pio X, mentre Marrone veniva dal Biancavilla, ma aveva giocato all'inizio stagione ad Adrano. Poi abbiamo preso il secondo portiere incatasciato, che era svincolato e ha delle esperienze importanti, perché era a Siracusa e si è allenato anche in ottica prima squadra, ed è un ragazzo che è da noi, diciamo, da una settimana e si è inserito molto bene. E Petrullo è un giocatore che conosceva molto bene il mister per averci giocato a Siracusa, è un ragazzo che può fare sia l'esterno d'attacco, ma l'occasione può ricoprire anche il ruolo di punta centrale, ed è un giocatore già importante, anche perché comunque ha fatto esperienza in D e quindi ci serviva anche un giocatore con queste caratteristiche. L'argentino l'argentino te la cavi così, l'hai lasciato per ultimo perché ho capito il problema. No, ci sono i due, ci sono, c'è anche Sacco. Sacco è più facile, Sacco è più facile, ma Beistein, diciamo, che è un argentino polacco che ieri ha giocato la prima partita, ha fatto bene, un bel curriculum questo ragazzo, ma bene o male, sai, quando poi si prendono questi giocatori devi stare molto attento, perché quando poi vai a cercare su internet molto spesso sono anche bravi a camuffare, a inventare anche curriculum che non esistono. Certo. Lui era ad Acri e non si trovava bene perché aveva avuto difficoltà con la società, veniva da una società che si chiama San Salvo, però ha avuto anche delle esperienze a livello internazionale, è stato in Israele nel periodo, diciamo, in cui c'era la guerra. Però, diciamo, io ho parlato con delle persone che lo conoscevano, dei colleghi miei, ma che avevano avuto questo giocatore, con un allenatore che l'aveva avuto e mi ha garantito, diciamo, che era un ottimo giocatore. Avevo visto qualche video, ma i video, sai, molto spesso possono essere fuorvianti, quindi certo, devi stare molto attento. Diciamo che ieri ha fatto bene, benino, perché comunque noi speriamo sempre che si faccia di più. È un play basso quello che ci serviva, perché comunque nel momento in cui Simone D'Arrigo ha dovuto lasciare la squadra per motivi di lavoro, avevamo bisogno di un giocatore in quel ruolo, senza nulla togliere a Saro Patanè che l'ha interpretato bene, ma ci serviva un giocatore in quel ruolo specifico, e Saro Patanè è comunque un giocatore importante per noi perché può ricoprire più ruoli e secondo me può essere importante nel processo del campionato, sarà importante anche per questo. Su Sacco a che punto siamo? Sacco lo tesseriamo questa settimana. Ed è un altro difensore centrale che comunque ha fatto bene, ha vinto un campionato con la Sicula Leonzo, un giocatore che comunque Carbonaro conosceva molto bene perché ha vinto con lui, è entrato nello spogliatoio con la massima umiltà, in silenzio, è un ragazzo poi dai valori sani ed è quello che poi vogliamo sempre avere all'interno della squadra. Diciamo che forse all'interno del nostro spogliatoio c'è proprio questo, diciamo, la presenza di ragazzi, di bravi ragazzi, forse a volte come può essere anche una pecca perché in certe partite è mancata la cattiveria, però il gruppo è sano, il gruppo è molto sano, e questo, diciamo, è importante, inserire ragazzi che comunque abbiano anche a livello umano delle doti importanti, e questo, diciamo, è quello che stiamo cercando di fare. Prima di fare una domanda a Curcuruto, non mi rimettete la grafica solo per un attimo, volevo chiedere, Ceri, chi conosci fra questi profili? Se ce n'è uno che particolarmente, insomma, conosci. Petrullo, insomma, è figlio di Gio. Petrullo. Petrullo. Perché, infatti, sono sempre messi. Quindi
lui, gli altri. Sì, sì, gli altri non sono giovani ancora. Ma poi Weinstein è un po' difficile. No, lì andiamo oltre, un po' complicato. No, tutto, sì. Alessandro, non lo chiedo al direttore, lo chiedo a te. Quanto manca uno come Lamia? All'interno dello spogliatoio. Partiamo da questo. Ti dico, all'interno dello spogliatoio era un elemento importante, perché come diceva prima Enzo, il direttore Pagano, per entrare nel nostro spogliatoio ci sono delle regole ben precise. Io la nona stagione qui a Giarre, e ciò che abbiamo creato è proprio per questo, cioè creare la massima trasparenza, essere prima di tutto i calciatori, essere degli uomini, se no non potrebbero entrare nel nostro spogliatoio. E Claudio sicuramente è stata una pedina fondamentale per noi, però per scelte personali noi fino all'ultimo, diciamo, abbiamo cercato di trattenerlo fino all'ultimo istante, però il ragazzo aveva la volontà di andarsene a Trapani, tornare a casa, la sua ragazza, la sua famiglia, quindi diciamo che è rimasto molto legato qui, però ha fatto una scelta di vita e quindi noi abbiamo condiviso questa sua scelta. Spogliatoio e anche campo, perché comunque la mia era... Claudio ha fatto bene, ha fatto i gol, ha fatto assist, era un uomo importante nello scacchiere, però ti ripeto, nel calcio tutti siamo, come si dice, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Il mister ha cambiato subito qualche pedina, ad esempio Claudio aveva più una propensione più offensiva, infatti ha fatto diversi gol. Ora il suo ruolo sta ricoprendo Marrone, che ha caratteristiche più difensive, più tra virgolette il Gattuso della situazione, che a noi magari forse nello scacchiere a 3 di centrocampo, direttore correggimi se sbaglio, mancava una pedina così. Quindi ti ripeto, Claudio ha fatto bene, però sicuramente chi lo sta sostituendo farà altrettanto bene. E allora, Veronica, c'è una domanda per Alessandro. Allora cominciamo da Alessandro. Mi mette in difficoltà. Marco da Giarre, soffri di più a giocare o a stare in banchina? Direi ieri, diciamo, Caldeggiore ha avuto una contrattura, per un altro tipo di sofferenza. Non mi sono allenato, sì, ieri gli ho chiesto al mister se mi dava la possibilità, dato che ero infortunato, di portarmi in panchina, e lui ha secondato questa mia scelta. È dura stare fuori, perché non riesci a sfogarti, chi è abituato a giocare, diciamo, il campo, i rettangoli ti fa sfogare, quindi rimanere fuori è pesante, però... Diciamo che sono tornato a casa senza voce, ecco. Guarda, questa è cattiva, non te la facciamo. Ma ti racconto una cosa su questo. Prego. Io la partita col Sant'Agata, lui era fuori perché era infortunato. Era non mi ricordo, una partita, forse il Sant'Agata, una partita comunque non ci può stare. Perché lui soffre, cioè lui stare lontano dal campo non riesce. Il discorso che si faceva prima, no, Jerry, dell'essere leader poi ed esempio soprattutto per i ragazzi, per i più giovani. Ma ce gliela facciamo. No, questa è cattiva, è un po' il giochino ti butti dalla torre, no? Non li può fare, tranquillo. Falla tu, dici. Meglio Mascaro o Mirko? Così, cioè te la butta lì. Meglio Mascaro. Guarda, no, ti rispondo senza nessun problema. Con Mirko sono stato 6 anni con lui. Ci ho vinto diversi campionati, di cui uno a Giarre, uno a Castiglione dei Miracoli, uno a Leonforte. Sono due tecnici abbastanza diversi. Poi c'è chi impronta un determinato lavoro, magari durante la settimana, chi un altro. Ma Mirko non si discute, perché è l'allenatore più vincente che c'è in Sicilia, ma non lo dico io, lo dico nei numeri. Mascara, a prescindere dal lato professionale che ha fatto, diciamo, il calcio ad alti livelli, è la sua prima esperienza in un campionato dilettantissimo. Sicuramente avrà una strada rosea davanti a sé, però ripeto, sono due tecnici che preparati, che sicuramente non sono io che devo fare la giusta. No, la cosa bella alla fine non ha risposto praticamente. Ma non ti posso dare un giudizio. Mister, tranquillo. No, facciamo a Jerry invece, l'ultimo ci lasciamo Enzo Pagano. Dopo la delusione dell'anno scorso, il Mascali riuscirà a centrare la promozione diretta? Diretta, diretta. Difficile. Difficile, perché ci sono, come ho detto poco fa, delle squadre di Messinese che stanno lì e sono attrezzate come noi, un po' più di noi. Però in fondo, Jerry, quando non si ha nulla da perdere, no? Sì, siamo là, ce la giochiamo. Magari
è proprio una mina vagante in questo senso, no? È quella che magari le altre non vogliono incontrare, esatto, quindi chissà, hanno più di rendere loro che noi, esatto, che noi siamo da mandare la categoria. Direttore, ce l'abbiamo oppure l'abbiamo in... no? Sì? Cioè, per Vincenzo Pagano, quanto costa mantenere una squadra in eccellenza come costo giocatori? Diciamo chiamiamo il presidente per questo magari. Allora, questa società è gestita da un presidente e da soci che veramente si spendono fino all'ultimo, perché comunque, tornando al discorso di prima, al discorso che lo stadio non viene più la gente di una volta, e con le sponsorizzazioni che poi non sono poi tante, chi diciamo mette soldi in una società come questa lo fa solo, solo a perdere, perché diciamo non hai un ritorno economico. Se tu fossi in una città dove comunque c'è un ritorno economico di pubblico che avvicina anche un maggior numero di sponsor, allora avrebbe un senso, ma in questa città la società, le persone che la gestiscono stanno soltanto facendo salti mortali per mantenere ancora il calcio a Giara, e quindi penso che sia soltanto diciamo il presidente è una persona legatissima, perché è una persona di Giara, quindi e i soci pure, quindi quello che voglio dire è che loro lo fanno solo per l'amore della città, e non è che c'è un ritorno economico, è solo soldi a perdere. Insomma, speriamo che Giarre possa riprendere anche il calcio Giarre, che sta facendo un'ottima stagione, eh? Ieri ha pareggiato contro il Catania Football Club, uno scontro diretto, seconda in classifica. Insomma, Giarre, se come detto nella nostra copertina, no? Riposto in questo momento piange, Giarre invece Giarre, direi che sta sorridendo. C'era anche un'altra carina. Sì, e poi siamo in chiusura di questa prima parte ampia dedicata al calcio. Sempre per Pagano, tra i nuovi acquisti su chi punterebbe di più? Su chi scommetti, ecco, direttore, no? Tra questi della nostra squadra, tra gli ultimi acquisti. Ma guarda, sono tutti dei ragazzi che comunque sono stati presi dopo un'attenta valutazione, perché comunque tra i centrocampisti, come diceva prima Alessandro, il discorso di Piero Marrone per esempio, noi con Lami avevamo diciamo più spinta offensiva, però adesso con lui abbiamo diciamo, secondo me siamo più equilibrati, perché diciamo dal punto di vista della fase difensiva, nel recupero di palloni, Piero è molto, molto bravo in questo, magari non ha diciamo la spinta offensiva diciamo di Claudio, però è uno che lo vedi durante la partita, corre 90 minuti, cioè non si ferma mai. E posso dire anche ieri mi ha fatto una buona impressione Julian, devo dire, cioè, ti sei salvato Julian, una buona partita, e mi ha fatto anche impressione che a fine partita poi è venuto, mi ha detto ho sbagliato tanti passaggi, gli chiedo scusa, ho detto, io l'ho guardata la partita, ho detto hai sbagliato alcuni passaggi, però hai avuto sempre quella bravura di andare a recuperare. Quando magari il giocatore fa autocritica, anche con Piero ci siamo sentiti ieri la stessa cosa, dice sai non penso di aver fatto questa grande partita, quando fanno autocritica vuol dire che è un segnale positivo, perché vogliono tendere sempre a migliorare, e quindi certo, questo gruppo di ragazzi secondo me non ne prendo uno a caso, cioè li dico, prendo tutti i ragazzi che ci sono, devo dire sono contento degli acquisti che abbiamo fatto. Lo spirito è quello giusto, poi è chiaro, bisogna anche dare il tempo di inserirsi, no? Siamo ancora all'inizio, certo, ci sta di non essere integrati perfettamente in squadra. Ci fermiamo per la pubblicità. Noi abbiamo finito, no, salutiamo chiaramente i nostri ospiti, li ringraziamo per essere stati con noi. Alessandro Curcuruto, Vincenzo Pagano e Jerry Laguzza. Grazie, buon Natale, buone feste, chiaramente in bocca al lupo per il proseguo della stagione, magari ci rivediamo, anzi avremo sicuramente modo di rivederci. Grazie a tutti. Grazie a voi, in bocca al lupo. Veronica, Fattore Campo prosegue. Rivediamo dopo. Dopo la pubblicità. E parleremo di tutt'altro. Volley e pattinaggio. E pattinaggio. A dopo. Angelo Turrisi del dottor Angelo Turrisi offre servizi di assistenza infermieristica e ambulanze private, trasporto sangue, disabili, emodializzati.
Ambulanze Angelo Turrisi e anche Centro Servizi Funerari di Leonardo Lemure Turrisi. Disbrigo pratiche per presidi ospedalieri, invalidità civile, assistenza sanitaria con medico in sede e servizi domiciliari. Possibilità di consegne medicinali, disbrigo pratiche amministrative per ricoveri e dimissioni. Serietà, efficienza, discrezione, professionalità al vostro servizio. Ambulanze Angelo Turrisi del dottor Angelo Turrisi. A Giarre, in via Don Luigi Sturzo 39A, sede legale via Marano 66. Per info 349 06 33 869 347 93 97 470 o 095 93 25 83. Visita il sito ambulanzeangeloturrisi.it. Bisogna avere cura delle persone care. Quante volte ci hanno detto mangia, riposati, si sono sempre presi cura di noi. Ora tocca a noi ricambiare. Ed il Residence Villa delle Rose ci aiuta a coccolarli. Alimentazione sana e personalizzata, fisioterapia, assistenza medico-geriatrica. Se loro stanno bene, stiamo bene anche noi. Villa delle Rose, a Riposto in Corso Italia 147. L'unica cosa che non ci posso dire è non te ne darete tanto. Ma che ne vorremmo stare vedendo? L'oratorio San Domenico Savio della parrocchia Santa Maria dell'Itria di Nunziata di Mascali presenta la settima edizione del Presepe Vivente Siciliano. La tradizione dell'antico presepe rivive tra le vie dell'antico borgo di Nunziata con gli antichi mestieri e i prodotti tipici della nostra terra. Vieni a gustare l'antica gastronomia siciliana tra le case degli abitanti di Nunziata di Mascali facendo un salto nel passato. Durante il percorso si potrà visitare la chiesa medievale della Nunziatella e la basilica paleocristiana. Il 26 e il 30 dicembre 2017 e l'1, il 5, il 6 e il 7 gennaio 2018. Dalle 17.30 alle 21 il presepe vivente siciliano ti aspetta. Annunziata di Mascali. Benvenuti alla Pietrantico Monti, a Puntarazzo, frazione di Mascali, accanto a Sant'Alfio. La nostra è una cucina con prodotti dell'orto e della zona. Ogni sabato, menù della tradizione e potrete scegliere un piatto unico a partire da 12 euro. Organizziamo banchetti per ogni vostra ricorrenza e la possibilità di un menù per celiaci, vegetariani e vegani. Vi accogliamo tutte le sere come in famiglia. È gradita la prenotazione. L'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, costituito dal Liceo Classico con sede centrale a Giarre, dal Liceo Scientifico Linguistico di Lingua Glossa, dal Liceo delle Scienze Umane di Riposto e Castiglione di Sicilia, compie 130 anni di attività. Un'attività che si prefigge di realizzare pratiche educative e formative volte a promuovere la persona umana e ricollocare l'uomo contemporaneo in una civiltà più umanamente fruibile. Tanti progetti previsti di interesse nazionale nel periodo da gennaio 2017 a maggio-giugno 2018. Dall'anno scolastico 2017-2018 a Lingua Glossa è attivo l'indirizzo di Scienze Applicate. Venite numerosi a visitare le nostre sedi, perché il futuro ha un cuore antico. Il Liceo Classico a Giarre in via Padre Ambrogio 1, il Liceo Scientifico Linguistico a Lingua Glossa in via Vignazza 1, il Liceo delle Scienze Umane a Riposto in via Francesco Crispi 40 e a Castiglione di Sicilia in via Guglielmo Marconi. Vi aspettano. L'Istituto Musicale Brahms nasce dall'amore per la musica, promuove la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, docenti qualificati e metodologie didattiche innovative a servizio degli alunni con differenti tipi di corsi. Sono aperte le iscrizioni ai corsi preaccademici musica moderna e jazz. Istituto Musicale Brahms, a Riposto in via Piave 49, angolo via Marconi. Info 338 351 2329. istitutobrahms.it. Un'esplosione di suoni e luci colorate, effetti scenici spettacolari, magiche coreografie. Per rendere unici i tuoi eventi, fuochi e festa. Alcune offerte valide fino al 31 dicembre 2017. Raudo Made in Italy, confezione 50 pezzi a 2 euro.
Mini Cicciolo, 3 confezioni, 60 pezzi l'uno ad 1 euro. E Pop Pop, 3 confezioni, 50 pezzi l'uno ad 1 euro. Cassetta 16 colpi a 7 euro. Cassetta 25 colpi, 12 euro. Cassetta 36 colpi, 16 euro. Cassetta 50 colpi, 19,99. Cassetta 100 colpi, 34,99 euro. Spettacoli notturni e diurni con effetti musicali strabilianti. Giochi pirotecnici e fuochi d'artificio emozionanti più che mai. Fuochi e festa in Corso Italia numero 104 a Riposto. Aperti la domenica l'intera giornata. Telefono 347 0460 670 329 7571 102. Col patrocinio del Comune di Giarre, Assessorato Turismo, Spettacolo e Cultura, della Confcommercio Imprese per l'Italia di Giarre e della Regione Siciliana Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, Giarre si riaccende con i colori, i sapori, i suoni di un magico Natale 2017. In un frenetico susseguirsi di eventi, concerti, mostre, saggi di danza, sfilate e degustazioni. Dall'8 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 condividiamo insieme per le vie cittadine, nelle chiese, a teatro, le emozioni, le tradizioni di un Natale 2017 davvero speciale. Ultimissima parte di Fattore Campo, vi annoieremo ancora per un'altra mezz'oretta, non andiamo oltre. Veronica. Sono venuti a trovarci nel frattempo Nunzio Currenti, direttore sportivo del Papiro Fiume Freddo. Buonasera Nunzio, buonasera. Direttore sportivo, grazie, giornalista, allenatore, adesso grazie, ne parliamo. Grazie. E Nancy Lanzafame, responsabile del Pala Giarre. Buonasera e anche maestra di pattinaggio. Oh, benvenuta Nancy, grazie. Benvenuta. Allora, partiamo ovviamente da Nunzio Currenti. Mi mandate in grafica se c'è la classifica. La serie C maschile di pallavolo, e vediamo un po' come se la sta cavando il Papiro, discretamente direi, Nunzio, no? Diciamo che siamo in piena, quasi perfetta tabella di marcia, perché abbiamo perso una partita con il Mister Bianco, forse la giornata meno attesa, considerando che il Mister, la Messaggeria Bacco, che è la squadra juniores della formazione sta militando in Serie A, è comunque una squadra juniores composta da ragazzi, però a mio avviso è stata una sconfitta che ci voleva, una sconfitta che forse ci ha aperto un po' gli occhi e ha fatto capire che questo campionato di Serie C non è una passeggiata assolutamente, che ogni partita va sudata, e così è stato. Noi siamo stati contro l'Augusta, ad esempio, perdevamo un 7-0, 17-10 e miracolosamente siamo rientrati, abbiamo vinto 3-1, con Gela stavamo perdendo, e c'è stata una botta di riscatto, e soprattutto a mio avviso è la rosa che fa la differenza. Noi abbiamo 4 centrali, la possibilità di poterli alternare, 2 opposti, considerando che abbiamo Gavazzi in questo momento che è reduce da un infortunio, Sebastiano Patti si sta facendo valere, è bravissimo Nicosia, bravo Sabato pure, di Bando abbiamo 2 che in questo momento stanno girando a 1000 e farebbero il gol in Serie B, come sarà Nitro e Andrea Chiesa, in cabina G, Andrea Fichiera sta facendo davvero a 1000. Dicevo i 4 centrali, sicuramente proprio in grafica un attacco di Patti, il rientro del capitano dall'Inghilterra dove è stato un anno fuori per il lavoro, che a mio avviso è stato importante perché ha riportato il nostro simbolo in palestra, perché Giuseppe Lucifora, che è di Mascari peraltro, è simbolo del Papiro, perché dall'inizio, dalla prima partita del Papiro nel 2007 è stato sempre con noi e ancora oggi è con noi. E poi Simone Lombardo nel ruolo di libero, il Fiume Freddese, no? Il simbolo ormai proprio della nostra pallavolo, è il libero della squadra. Quest'anno abbiamo aggregato in rosa Davide Lombardo, che è la terza banda di Fiume Freddo pure, e Monforte il secondo libro di Fiume Freddo pure, quindi il fatto che abbiamo aggregato una rosa pure con i ragazzi locali, perché comunque a prescindere dal fatto che c'è un obiettivo delineato che è quello di ritornare in Serie B, è anche vero che dobbiamo cominciare a pensare al futuro, e Davide, Monforte in questo senso rientrano in questa casistica.
Allora, ci ha fatto una bella panoramica intanto di quella che è il momento della squadra. Avete anche una partita in meno, se non sbaglio, non so, abbiamo rispetto... una partita in meno, quindi potenzialmente abbiamo 8 punti sulla Augusta e adesso a rientro abbiamo lo scontro diretto con la Gira, quindi io già sabato chiamavo la partita con l'Aquila proprio il primo calcio di rigore. Con la Gira cominciamo già a essere nel vivo della situazione, perché andare a vincere la Gira significa, a mio avviso, mettere già una serie ipoteca sul primo posto già in questa fase della fine del giro di andata, anche se ancora si aspetta il derby col Giarre, che non sarà sicuramente una passeggiata, è una delle partite che temo di più. Al di là della sconfitta di cui dicevi, e che magari una battuta a vuoto ci può stare nell'arco di una stagione, prima lo chiedevo col Curuto del Giarre, quindi relativo al calcio, ma vale lo stesso per il volley. Siete in linea con la tabella di marcia? Vi aspettavate meno? Vi aspettavate di più? Cioè, allora, come ti dicevo in fase di presentazione, siamo quasi in perfetta tabella di marcia, proprio perché c'era da sottolineare il fatto che ti mancano questi 3 punti, però nell'economia di un percorso, di una squadra che vuole riconquistare questa Serie B, perché noi in Serie B c'eravamo, abbiamo dovuto rinunciare al ripescaggio per una questione prettamente economica, abbiamo scelto quindi di ripartire dalla Serie C con un obiettivo delineato, perché il gruppo è quasi interamente lo stesso dell'anno scorso, e quest'altra credo che sia un altro motivo di forza, perché i giocatori in campo hanno anche quella voglia di riprendersi quello che a mio avviso meritavamo di conquistare, che era la salvezza. L'anno scorso a 3 giornate alla fine eravamo perfettamente salvi, abbiamo perso col Brolo 3-2, sarebbe bastato vincere quel quinto set per conservare la Serie B, che a mio avviso è un patrimonio importante per la zona, considera che è la terza serie nazionale. Noi perdemmo quella partita, perdemmo a Palermo 3-1, non abbiamo creduto che lì potevamo conquistare la salvezza, ne sono ancora oggi convinto, perché quel giorno Palermo, pur avendo schierato il sestetto al completo, potevamo sicuramente vincerle, stavamo vincendo al terzo set dopo un set pari, e poi la partita di Spatta con Modica 3-2 finale, ma già considero che quando al quarto set era arrivata la notizia dallo scontro a Brolo, Brolo aveva vinto col Vollevalle e noi ci eravamo praticamente purtroppo retrocessi. Tu, Nunzio, sei col papiro dall'inizio praticamente di questo evento, che anno era? Il papiro iniziò la sua avventura nel 2007 con la vecchia gestione del presidente Sebastiano Girgenti. Poi il primo anno del papiro iniziò tutto con un allenamento impressionante di 25 ex giocatori di Fiume Freddo e dintorni, e a curare quell'allenamento il tecnico fu chiamato a guidare quella squadra, Isidoro Nicotra. Proprio il 15 dicembre c'è stata la prima ricorrenza purtroppo della scomparsa di Isidoro. Isidoro è stato il nostro primo allenatore e sarà ricordato il 3 gennaio con una mega manifestazione che faremo a Fiume Freddo ricordando proprio Isidoro Nicotra, con una manifestazione che inizieremo con una partita femminile e poi proseguiremo con 4 squadre maschili, e addirittura tornerà in campo per la prima volta e penso l'ultima, perché non è stato facile convincerli, la squadra che nel 2013-2014 conquistò la promozione in Serie B. Ed è un regalo che ci stiamo facendo tutti, perché nell'anno in cui stiamo provando a riconquistare il fatto che ci ritroveremo praticamente contro, perché ci sono 5 reduci di quell'anno, più considera anche Giovanni Finocchiaro che resta il nostro secondo libero e tornerà in campo pure quel giorno, ed è l'organizzatore di questo evento dedicato a Isidoro, che era uno dei suoi grandissimi amici. E poi faremo una squadra mista con i giocatori attuali, presidente e l'allenatore Dani Frinzirusso, che è un ex giocatore di Serie B di un certo livello che tornerà pure in campo. Nella terza squadra i ragazzini allenati da Isidoro, l'ultima squadra allenata da Isidoro è una squadra giovanile nostra, e la quarta squadra sarà una squadra di vecchie glorie giarresi, con la presenza di giocatori che Isidoro allenò nella New Image Giare, perché tu considera, noi iniziamo nel 2007-2008 e Isidoro di fatto quell'anno conquistò il secondo posto della promozione in Serie D. L'anno successivo andò a Giarre, ci ritrovammo praticamente a Papiro e New Image Giare prende a lottare per le promozioni in Serie D, in Serie C, ci siamo arrivati tutti e due, Isidoro era col Giarre, e alcuni reduci proprio di quella squadra di Isidoro torneranno in campo, vedi Daniele Mazzullo e Gidio Emmi, tutti stanno accogliendo l'invito alla grande, questo mi fa piacere perché conferma la grandezza del personaggio che avevamo la fortuna di avere con noi e abbiamo avuto dall'inizio. Ti dicevo, nel 2009 assorbimmo il vecchio papiro e nacque il nuovo papiro, l'attuale, quindi, perché nel nostro stemma proprio c'è l'anno di nascita, il 2009, il presidente è Davide Massimino,
da lì è iniziato un percorso. La storia del papiro è una storia, credo, di un po' di poesia, un po' di favola, no? Se pensi che nacque in fin dei conti questa volontà di riunirci proprio dove? Sull'isola di Mykonos in Grecia. Ci incontrammo io e Mario Lizio, ci incontrammo in una stradina di Mykonos, eravamo in viaggio di nozze su due navi di crociera diverse. Ci siamo parlati là, dice: ma quando torniamo a casa che dobbiamo fare? Entrambi sposini, no, dobbiamo fare la squadra, dobbiamo fare la squadra. Lì è iniziato tutto. Filippo Vecchio, che non c'è più con noi, Andrea Massimino, ci siamo rimessi in moto proprio una situazione che nel maschile era bloccata. E ti ripeto, ci chiamavamo i re di vivi. Proprio c'era un blog proprio per dire: stiamo tornando in campo dopo tanti anni e ora eccoci. E da lì è iniziata una storia che ci ha portato fino in Serie B. No, ti chiedo, poi coinvolgiamo anche Nancy, ti facevo quella domanda prima di quando siete partiti, no? Perché ai box, prima nel fuori onda, mi dicevi: sai, all'inizio eravamo in tribuna a vedere le partite, c'erano due o tre persone, no? Oggi invece io c'ero 300. All'ultima e c'è un'atmosfera molto calda. A che punto è il progetto, Nunzio? Ha seguito un po' quello che tu avevi pensato, che volevi? Allora, adesso io devo dire che se domani dovessi smettere di seguire il papiro continuerà a vivere tranquillamente e serenamente, perché considero che comunque io ormai mi sono trasferito a Catania, pur vivendo sempre in zona, perché quasi ogni sera sono qua perché alleno pure a Mascali. Il papiro ormai è rappresentato da entità importanti, perché da Davide Massimino, da Giuseppe Lucifora, che era, penso un po', uno di quei due o tre spettatori che ti dicevo io. Un giorno vidi questo ragazzo in tribuna che faceva l'arbitro di calcio e ho detto: scusa, ma tu che fai? Dice: a me piace la pallavolo. E consideralo, gli ho detto: noi abbiamo bisogno di gente, di gente appassionata. Quell'anno mi disse no. L'anno dopo ci furono le elezioni, lui diventò vicepresidente del consiglio comunale e accettò di venire a fare il dirigente, e pensa, oggi è praticamente il direttore generale del papiro. Tutto passa dalle sue mani. Poi abbiamo Maria Zia, che è l'assessore allo sport del comune di Cefreddo, è una grossa realtà della nostra società. Ognuno in un proprio ruolo, che ne so, adesso abbiamo, penso un poco, abbiamo ampliato la base societaria, ci sono sei ragazzi nuovi, abbiamo ampliato i social. Oggi per esempio mi piacerebbe ricordare che uno dei nostri nuovi dirigenti, Salvo Coco, oggi fa il compleanno, quindi è un ex giocatore pure lui, Andrea Romano, Riccardo Bonanno, che è presidente della Consulta giovanile, è con noi pure, Maugeri, Domenico Bolletti ci sta seguendo adesso ora la parte del sito internet. Avevamo necessità e bisogno di ampliare questa base, e se tu vedi soprattutto la partita di sabato, ci sono molti genitori che ci stanno seguendo, perché prima della partita facciamo l'incontro con i ragazzini, i nostri giocatori li mettiamo là. Adesso da gennaio ci sarà pure la prima divisione che gioca prima della C, quindi sarà proprio un momento di condivisione e di grande festa, perché ci siamo resi conto che era importante diventare un riferimento della zona, e adesso credo che ci siamo riusciti. Sì, devo dire che l'aria che, Veronica, che si respirava sabato era davvero quella di un grande appuntamento, no? La partita era poi il punto massimo, l'espressione massima di tutto quello che però c'era intorno. Adesso noi continueremo chiaramente a parlare con Nunzio del Papiro Volley, però voglio spostare su Nancy Lanzafame. Lei è responsabile del Pala Giare, oltre che maestra di pattinaggio. Prima però di parlare con lei, io so che tu sai pattinare. Ma insomma, no, mi hanno detto che sei stata al Pala Giare, creato un po' di scompiglio. Cioè, vediamo il suo servizio, caro Ivan. Ci metti il servizio di Veronica, vediamo. Guardate dove mi hanno mandato oggi. Breaking all this.
francamente sono l'ultimo a poter parlare, non so, io non so pattinare. L'abbiamo promossa, diciamo, l'abbiamo promossa. No, io invece avrei qualcosa da ridire, insomma, sullo stile e anche sulla sicurezza. Importante non essere caduti. Nancy, tu la magari difendi perché è la tua categoria, però il giudizio, insomma, è quello che è. No, dai. È stata bravissima. Sì, a mettere i patti. Nancy, allora, tanto vedevo tanti ragazzini di tutte le età. Di tutte le età, sì. Parlaci un po' di queste attività. Sì, ieri nella cornice del Palagiarri, in questo splendido palazzetto, c'è stato il saggio di Natale di tutti i nostri corsi di pattinaggio artistico, perché al Palagiarri si fanno tanti tipi di pattinaggio. Quindi dal pattinaggio artistico al pattinaggio velocità. Da quest'anno abbiamo introdotto anche lo skateboard, che non ha proprio l'uso diretto, diciamo, delle ruote, ma è una tavola staccata. Però appartiene sempre alla Federazione degli Sport Rotellistici, quindi appartiene al nostro gruppo di ruote. Tu sei istruttrice di? Pattinaggio artistico. Pattinaggio artistico. Ieri c'erano tutti i bambini riuniti, noi comprendiamo dall'età di 3 anni fino a 17 anni. Da anni vorremmo fare anche un corso adulti, però inizia, ma non riusciamo a finirlo perché gli adulti hanno tantissimi impegni. Però anche loro sono molto, molto, molto interessati, devo dire, a questo rischio, perché l'impatto che si ha con le ruote è un impatto un po' strano, no? Una cosa che è spostarsi con i propri piedi, ecco, giocando magari a pallavolo, una cosa è farlo sulle ruote, quindi a volte si ha la paura. Ecco perché magari si ha difficoltà anche di affrontare questo sport, però è uno sport che però quando tu cominci non lo lasci più. No, ti volevo chiedere, poi Nunzio, visto che volevi intervenire, a proposito di questo aspetto che hai sottolineato, negli anni com'è è cresciuto il movimento? Sì, a Giarre è cresciuto tantissimo, io non vivo a Giarre, io sono catanese. Mi sono ritrovata a Giarre perché appunto questa struttura Palagiarre cercava istruttori di pattinaggio. Io mi sono ritrovata a Giarre nel 2012 con una sola atleta. Ieri erano 102 a fare il saggio. Quindi negli anni questa passione si è trasmessa sia nella mia specialità ma anche nella specialità del pattinaggio a velocità. Col tempo speriamo di diffonderla non solo a Giarre, io spero che anche in tutti i comuni, diciamo, limitrofi, come Fiume Freddo, come Riposto, come Giardini, ecco, comunque questa cosa si possa un pochino allargare sempre di più. Nunzio? Stavo per dire proprio questo, cioè si è creata una bella tradizione nel pattinaggio a rotelle in zona, no? Perché Giarre è cresciuto tantissimo in questi anni, la Cireale è una grossa, sì, una grossa realtà. E adesso anche ho sentito anche a Mascali, credo che cominciano a fare qualcosina. E se pensi che prima dove pattinavi per strada, no? C'era un bell'asfalto e andavi a pattinare, adesso invece negli anni è una disciplina che ha preso piede e tanto. Proprio per quel fascino che ti dà proprio le rotelle, no? Che per il grande vuol dire avere un po' quel timore di cadere, invece il bambino ha invece quel fascino di mettersi in gioco. Viene attratto dalla. Qual è la disciplina che attira di più i giovani? Il freestyle magari? Il freestyle, no? Sì, il freestyle è una diramazione del pattinaggio corsa, perché si fa con i pattini in linea sui rollerblade, sì, dove devi proprio gestire gli ostacoli, rampe, salti, quindi è affascinante. Affascinante, rischioso sicuramente, però è molto bello. Prossime iniziative in programma, in calendario? Allora, noi le nostre iniziative più carine sono quelle che effettuiamo con l'apertura al pubblico. Noi abbiamo degli appuntamenti durante l'anno per, diciamo, aprire le porte a questo sport, no? Che sono chiunque può venire all'interno del Palagiarre, ad esempio nell'occasione della Befana, questa è la Befana, noi apriremo al pubblico e chiunque può andare lì, noleggiare pattini e pattinare. No, è bello Nunzio, no? Perché sai, il calcio poi è quello che ancora attira tutto, calamita tutto, no? Però ci sono poi queste realtà, sport che io, l'abbiamo detto la prima puntata, ricordi Veronica, non chiamiamo minori perché credo non esista uno sport minore, uno sport principale. Non esiste principale. Più ormai, no? Non esiste più l'unità di sport minore, è sport e basta. E quindi è importante che crescano comunque. Anche per la valenza che riveste a livello sociale, lo sport in zona soprattutto dovrebbe diventare una delle priorità delle amministrazioni comunali, in assoluto, perché
toglie i ragazzi dalla strada in un momento particolarmente delicato come il nostro. Fare sport è prioritario, è fondamentale. Bisognerebbe proprio attivare tutte le sinergie possibili per far sì che proprio lo sport diventi proprio uno dei capitoli fondamentali, un momento in cui le amministrazioni è vero che hanno difficoltà finanziarie, ma creare le risorse e le opportunità, quello serve un po', diciamo, la volontà, che spesso volte è quella che manca. Che poi lo sport anche da palazzetto, no? Uno sport elegante, tra virgolette, no? Una volta mi dicevano, ero piccolo, uno sport pulito, no? Al campo vai a sporcarti, insomma, al palazzetto è uno sport di nicchia, come lo vogliamo chiamare, insomma. È ancora di nicchia, perché noi abbiamo bisogno di grandi spazi, in realtà. Purtroppo non possiamo farlo in una piccola palestra come, diciamo, riescono altre discipline, e quindi trovare questi grandi spazi per noi è molto, molto difficile, anche perché soprattutto Catania, io mi riferisco in particolar modo, è stata sempre ostile ad aprire palazzetti. Io lo dico perché purtroppo c'è un pregiudizio che le ruote rovinano il parquet. Ma non è così, perché comunque ovviamente non sono ruote che vengono utilizzate in mezzo alle pietre, alle cose, quindi sono ruote, poi ogni superficie ha una ruota, no? Se io devo fare le gare su un parquet metto delle ruote, è come le ruote che usano nelle macchine, quindi della corsa, no? Quindi se tu hai un asfalto usi una ruota, se tu vai a pattinare sulla mattonella usi un'altra ruota. Però questo ovviamente a noi sport minori, tra virgolette, sono state sempre chiuse un po' le porte. Questo non è accaduto a Giarre. Io ringrazio sempre il gestore che ha preso poi tutta la gestione di questa bella struttura, che è Kimberly Baxendal, che ha voluto, diciamo, sperimentare e rischiare su questo sport. Altri che invece, magari altre persone non ci avrebbero mai completamente pensato al pattinaggio. Ecco, investire tantissimo su questo sport e dare un'occasione in più a Giarre che non lo aveva. Comunque in passato sì, c'era, ma si faceva sempre in piazza. Sì, sì. In piazza sì, perché proprio hai questi grandi spazi, allora riesci a fare questo sport. Ma è impensabile farlo sul marciapiede. Certo. Che poi quella delle ruote magari poteva avere un briciolo di verità in passato, con magari pattini un po' più antichi, ai giorni nostri, con i materiali a disposizione, insomma, credo non ci siano queste sono, diciamo, scuse, che adesso sono ci sono pure scuse, esattamente, adesso ci sono i parchetti di ultima generazione, non perché gommati, quindi per cui non questa situazione che succedeva prima adesso non diventa proprio, viene accampata una scusa da tutti gli effetti. Ricordo quando si facevano le gare in piazza, anche suggestive, con i percorsi, con gli slalom. Certo. Io l'unica volta mi sono avventurato sui pattini è stato proprio per strano, l'esperienza è stata due. Esperienza non andata. Sì, infatti sono arrivato a terra proprio. Disastroso. Mi facevano destra, sinistra, sono arrivato proprio a gambellare. A quel punto preferisco la bici. E allora Lenzi, ultimissima cosa, se oggi un ragazzo volesse, un giovane comunque, avvicinarsi a questo sport, cosa deve fare? Venire al Palaggiare, sì, venire al Palaggiare, noi abbiamo i corsi dal lunedì al venerdì. Sì. Quindi ha delle prove gratuite in entrambi, in tutte e tre le discipline, che sono sia lo skateboard, sia il pattinaggio corsa che il pattinaggio artistico, fare delle prove e poi decidere se iscriversi oppure no, se scegliere un'attività o l'altra. Allora noi invitiamo ovviamente i giovani, ma non solo i giovani, giusto Nezzi? Sì, persone adulte. Noi i giovani speriamo. Come Nunzio magari fanno altri sport, no? Però poi quelli un po' più adulti possono provarvi. Beh, potrei anche, perché no? Tu dovresti prendere ripetizioni, perché al di là del giudizio femminile, insomma, voi tendete un po' a difendermi, ma almeno personalmente lo stile era rivedibile, ecco, tutto qua. Nenzi, perfetto. Nunzio, invece a te volevo chiedere un'altra cosa, perché il tempo è davvero volato, abbiamo spolato già i 90 minuti, siamo all'overtime, Nunzio. Abbiamo avuto ospite il presidente della New Image, no? E si lamentava, oddio, metteva in evidenza il problema infortuni, ne hanno davvero tanti. Dalle vostre parti com'è la situazione infortuni? Mi verrebbe da dire, tocchiamoci prima di... Cioè, chiaramente. Noi abbiamo... una situazione, ripeto, il nostro vantaggio in questa fase è stato aver avuto una rosa ampia, perché è venuto Gavazzi che ha avuto problemi alla spalla, Pietro Leonardi che ha avuto problemi alla caviglia, ci siamo ritrovati comunque nelle condizioni di avere proprio in quei ruoli
quattro centrali, due opposti di una certa caratura, e ci hanno permesso in questa fase di gestire bene la situazione. Peraltro siamo andati in questa situazione proprio a Nicosia, che a mio avviso a condizione completo doveva essere una delle squadre là sopra, giocarsi il primo posto con noi. È stata una partita difficilissima, noi abbiamo giocato proprio con Sebastiano Quatti, che ha fatto 12 punti, con Cavazzi che è entrato solo alla parte finale del terzo e del quarto, e con Pietro Leonardi che è entrato nella parte finale, perché c'è stata una gestione oculata del nostro allenatore. Ma gestire una rosa così ampia non diventa problematica alla lunga, Nunzio? Ma sai, noi abbiamo un allenatore che arriva alla sciacca, e quando, ed è uno di quelli che ho sempre ammirato di più nel percorso mio professionale da giornalista, chiaramente l'ho seguito sin dai tempi in cui allenavo a Marsala. Io parto dal presupposto che se un allenatore sa vincere nel maschile e nel femminile, a mio avviso è un allenatore di, come si dice, all categorie, strappando proprio un termine al ciclismo. Tani ha vinto col Marsala, Tani ha vinto con lo Sciacca maschile, poi si è cimentato nel femminile e lì ha vinto, addirittura resta il record con l'Agrigento di 4-5 anni fa. Ripeto, nacque tutto con una battuta, noi eravamo in una situazione molto difficile, vengo io, che io ho preso e ho detto: ma tu lo sai dove abbi e dove è il fiume freddo, non ti preoccupare. Non parliamo di soldi, non parliamo di niente, praticamente nel pomeriggio era già a fiume freddo. Quindi la nostra forza principale credo che sia proprio lui. E lui è accompagnato dalla volontà di aver sposato i valori della nostra società. Sono proprio dei valori proprio sani, importanti. Il fatto, credo che sia la cosa bella di voler riprovare a conquistare sul campo, perché a prescindere dal discorso economico, quel ripescaggio a me sapeva di beffa, perché l'emozione che ti dà una promozione conquistata sul campo, certo, non te la, e credimi, non sarà completamente facile, perché nel 2014 a Nicosia, quando andammo a vincere per uno strano scherzo del destino, guarda caso siamo saliti nuovamente in testa 3 anni dopo Nicosia, e a Nicosia c'è stata questa coincidenza simpatica. A Nicosia, quando vinceva il campionato, lì vinceva la prima. Invece adesso non basterà arrivare primo nel girone, perché ti dovrai incrociare con la seconda dell'altro girone. E nei playoff lì cambia tutto, lì conteranno realmente motivazioni, conteranno conterà il pubblico, conterà proprio la spinta che ti deve dare proprio un paese nella zona, perché ripeto, avere una serie B in zona rappresenta un patrimonio fondamentale del nostro sport. Tantissima roba. Certo. No, sentendo le tue parole, tu tra l'altro sei un collega, sei un giornalista, scrivi anche di calcio, ti occupi anche di settori giovanili, soprattutto di calcio. Vedo una leggerezza diversa in uno sport come il volley rispetto alle continue tensioni, no? Invece che ci sono nel calcio, gli aspetti economici, le pressioni eccessive. Ma guarda, c'è sempre mondo. Antonello, per esempio, Sorbello. Sì. È uno che secondo me è un esempio di dirigente, no? Perché davvero ci ha messo il cuore, soldi, ha fatto davvero sacrifici e non finire in questi anni per tenere alta la tradizione della pallavolo a Giare, perché comunque pallavolo a Giare ha storia, tradizione, è stata in Serie A. Parto da questo per dirti che fare pallavolo in questo momento non è assolutamente facile, perché le aziende non gli rispondono. Riuscire a colmare un budget per fare la Serie B non è facile, anzi assolutamente non ci siamo riusciti. E fare una Serie C come la nostra costa, perché avendo riconfermato gli stessi giocatori abbiamo riconfermato pure compensi, budget, insomma no, non è assolutamente facile. Quindi ti dico che le tensioni ci sono, se stanno pure là, perché dietro c'è un lavoro incredibile, c'è un lavoro di dirigenti, c'è un lavoro poi in palestra, lavoro 4 volte, i nostri si allenano 4 volte a settimana, per esempio, fanno 2 sedute pesi, quindi come era l'anno scorso in un campionato di Serie B, o un campionato semiprofessionistico, anche se i compensi erano totalmente diversi. Quindi la passione è il motore di tutto, questo è chiaro, ma mi domando fin quando poi durerà la passione, no? E la mia passione era quella di tornare a allenare, sono tornato a allenare a Mascali, un paese vicino a Fiume Freddo che non aveva più la squadra di serie, no? E la squadra di serie l'abbiamo riportata. Però sempre l'Asia, il discorso è
tutto deve partire da una presa di coscienza generale. Lo sport, e non calcio soltanto, ma il calcio in questo momento in zona sta facendo benissimo, deve diventare proprio la pagina delle amministrazioni, deve diventare fondamentale. Proprio perché toglie i ragazzi dalla strada, quindi fa un fine sociale, e poi perché lo sport diventa spesse volte in zona, lo è, diventa la bella volta, la bella immagine di un paese, no? In questo momento il Giarre, vedere quel Giarre che è rientrato adesso in zona playoff, c'è la possibilità più che mai che questo Giarre possa lottare per riportare Giarre in un certo livello. Ti entusiasma, ti appassiona, no? Vedere quel Giarre lì, ma come vedere questo fermento, vedere per me Mascara con la guida del Giarre è davvero una grande, tanta roba, no? Certo. Vedere tante queste situazioni si sono animate, alla fine Fiume Freddo, il nome lo porti in giro, non solo porti il nome del papiro che è il simbolo, la pianta che cresce proprio della riserva di Fiume Freddo, ma è il nome di Fiume Freddo che noi abbiamo portato in giro per non per l'Italia, perché chiaramente abbiamo fatto il girone Calabria e Sicilia, però è così. Lo sport diventa proprio un veicolo anche di immagine, un veicolo di struttura che andrebbe rimpinguato, no? Stesso discorso con il pattinaggio, proprio perché è uno sport che in zona sta 102 tesserati, noi non li abbiamo per esempio nel settore giovanile, sono numeri importanti quelli che ha portato lei. Io direi che con queste parole, che sono davvero il manifesto dello sport, che poi è anche quello che vogliamo fare noi, no? Parlare dello sport locale, insomma dare risalto davvero a quelle che sono le cose positive dello sport, io direi che possiamo chiudere, anche perché siamo andati oltre, quindi ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a voi per lo spazio, Nunzio, grazie, ti riaspettiamo qua in futuro magari per parlare di calcio la prossima volta. Con piacere. Nancy, in bocca grazie al lupo mille. Con le vostre attività al Palagiarre, grazie, buone feste, buon Natale e buon grazie anno. Veronica, abbiamo finito per quest'anno, abbiamo finito l'ultima puntata. Chi devi salutare tu? Il nostro autore Carlo Copani e poi chiaramente tutta la squadra di Prima TV, Ivan Gagliano, il nostro regista, Massimo, Leo Arcidiacono, insomma salutiamo un po' tutti. Io saluto te Veronica. Saluto te Salvo. Tanti auguri, buon anno, ci rivedremo, speriamo, nel 2018 ancora con Fattore Campo, sempre qui su Prima TV. Ciao.